drop into the flow, drop into the flow, then Mally. Siete curiosi di vedere cosa sto guardando? Ve lo faccio vedere. Ora, non è tanto il video in sé, ma sapete quante views ha questo video di questa pseudo ragazzina che corre sopra una Lamborghini spaccando il vetro e ballando sopra il tetto in carbonio? Ne ha più di 70 milioni. Più di 70 milioni di visualizzazioni di questa tizia, che è anche OnlyFans, per strano, che scassa il vetro di una Lamborghini correndoci sopra per fare un balletto del genere. Ora, non lo so, sarà il fatto che ultimamente le views del mio canale stanno andando a picco in un modo talmente brutto che sto arrivando a pensare di chiuderlo, perché sono fatto così, o le cose funzionano o me ne libero subito. Questo vale per le auto, per le cose, per le persone. Comunque il fatto delle views che stanno calando è una cosa che sto vedendo anche da altri youtuber o pseudo youtuber come me, che purtroppo l'algoritmo sta iniziando a bacchettare un po', andando a cambiare quelli che sono i trend, queste robe qua, e quindi moltissimi stanno avendo un calo di views generale, ma anche perché magari YouTube non manda neanche le notifiche di caricamento video, anche se voi attivate la campanellina quando fate l'iscrizione, poi non vi arriva in effetti la notifica del video caricato, quindi molta audience si perde. E allora, questa cosa mi fa un po' ragionare, no? Perché alla fine siamo tutti succubi di bot, di algoritmi, di cose così. E l'altro giorno, preso dallo sconforto, stavo iniziando a dirmi: ma a chi è che posso chiedere un consiglio? Come posso fare a capire, a indagare? Allora mi è venuta un'idea della Madonna, ma se è tutto determinato dagli algoritmi, chi meglio mi può aiutare di un'intelligenza artificiale? Un canale YouTube che sta facendo cagare. Cos'è che posso fare per migliorare la cosa? Ecco alcune idee che potrebbero aiutarti a migliorare il tuo canale. E mentre lei si adoperava per darmi la risposta che speravo mi cambiasse e mi svoltasse il canale, in realtà mi è venuta un'idea geniale, mi è venuto uno dei miei colpi di testa. I tuoi video con una buona illuminazione, audio chiaro e un montaggio efficace. 3. Cacchio, ma perché non posso usare ChatGPT per rimappare? E allora sì, questa qui è un'idea un po' stupida che mi è venuta l'altro giorno. Voglio provare a usare l'intelligenza artificiale per rimappare una centralina. Premesso che non so come fare a gestire la cosa, cioè non è che io posso dare in pasto all'intelligenza artificiale un file dicendo rimappamelo, lei me lo fa. Non posso, vero? Ok, no, non posso farlo, per adesso sono salvo, però voglio usare ChatGPT, in questo caso il 4O, che ha la interazione vocale, quindi potrò interagire direttamente parlando e mi farò aiutare, vediamo come fare, adesso lo faremo insieme perché non ci ho ancora provato, però vediamo se ChatGPT sa darmi delle indicazioni, dei consigli utili e concreti per rimappare una centralina. Andremo a parlare insieme all'intelligenza artificiale, questo mi aiuterà sia per farvi capire a voi, quindi io non devo trascrivere, non devo fare, quindi meno lavoro per me, e soprattutto sono curiosissimo di vedere se capirà di cosa stiamo parlando e se potrà darmi dei consigli utili per arrivare allo scopo che voglio. Quindi ciao a tutti ragazzi, spero che stiate molto bene come al solito, benvenuti in questo nuovo video dove tenteremo di sfruttare l'intelligenza artificiale per rimappare la centralina. Auto che sarà sottoposta a questa prova, BMW 430D F36 versione restyling. Sotto il cofano 3000 diesel, 258 cavalli. Già conosciamo molto bene il modello, ne ho fatti 5 milioni e 750 miliardi. Conosco molto bene l'elettronica, conosco molto bene i risultati
originali e quelli che ci aspettiamo dopo la rimappatura, vediamo cosa ne pensa l'intelligenza artificiale. Durante le lavorazioni farò anche dei log, così vediamo se lei riesce a interpretare i dati, aiutarmi, magari mi darà dei consigli su cosa fare e non so dove si andrà a parare, ma cominciamo l'esperimento. Di rimappare la BMW con l'intelligenza artificiale. Sono spaventato per lo più, chissà cosa può capitare. Allora, io qui ho aperto già ChatGPT, sono pronto per fargli delle domandine. Cominciamo a sondare un pochino il terreno vedendo se capisce di cosa sto parlando. Proviamo. Ciao, dovrei migliorare le prestazioni della mia automobile andando a modificare l'elettronica della centralina originale. Sai di cosa sto parlando? Capito? Vuoi migliorare le prestazioni della tua auto attraverso la modifica della centralina elettronica? Questa pratica è comune per ottenere più potenza e coppia dal motore. Hai già un'idea di come procedere? O stai cercando informazioni specifiche su come fare e cosa aspettarti? Allora, vorrei che tu mi aiutassi nel fare questa cosa. Io sarò l'addetto alle modifiche e voglio confrontarmi con te con i dati per tirar fuori il lavoro migliore possibile. Perfetto, sono qui per aiutarti. Accesso al software e al hardware necessari per la rimappatura? E se sì, sai come leggere e modificare i dati della centralina? Sì, sono in possesso di tutta l'attrezzatura necessaria. Allora possiamo iniziare. Prima di tutto, hai già fatto una lettura dei dati attuali della centralina. È importante avere una copia del file originale nel caso tu debba ripristinare le impostazioni di fabbrica. Sì, ho tutto in mano, ho già fatto la lettura della centralina. In questo caso la vettura sarà una BMW serie 4 con centralina elettronica e DC17C50. Perfetto. Conosci già i parametri principali su cui vuoi intervenire? Di solito per migliorare le prestazioni si lavorano la mappa di iniezione, la mappa di accensione e la pressione di sovralimentazione per i motori turbo. Hai già dei target specifici in mente o preferisci un approccio più graduale? Allora, in questo caso parliamo di un motore turbo diesel, quindi che parametri dovremmo andare a toccare? Per un motore turbo diesel, i principali parametri su cui intervenire sono: 1. Mappa di iniezione. Regola la quantità di carburante iniettata. Puoi aumentare leggermente la quantità per migliorare le prestazioni, ma attenzione a non eccedere per evitare problemi di affidabilità. 2. Mappa della pressione di sovralimentazione. Aumenta la pressione del turbo per ottenere più aria nel motore, migliorando così la combustione e la potenza. 3. Mappa di coppia. Modifica come e quando la coppia è erogata per migliorare la risposta del motore. 4. Limitatori. Rimuovi o modifica i limitatori di coppia e potenza per permettere al motore di esprimere tutto il suo potenziale. Gestione della valvola EGR ricircolo dei gas di scarico. In alcuni casi può essere utile limitare o escludere la funzione dell'EGR per migliorare le prestazioni, sebbene questo possa avere implicazioni legali e ambientali. Assicurati di fare piccoli cambiamenti alla volta e di testare ogni modifica per evitare danni al motore. Hai già un'idea su quanto vuoi incrementare la pressione del turbo e l'iniezione di carburante? Ecco, vorrei che mi aiutassi proprio in questo. Diciamo che questo impianto lavora a 1800 bar di pressione rail. A quanto consigli di portarla? Aumentare la pressione del rail su un motore turbo diesel può migliorare le prestazioni, ma è fondamentale non esagerare per evitare danni agli iniettori e alla pompa del carburante. Bene. Generalmente un incremento del 5-10% è considerato sicuro. Quindi, se il tuo sistema lavora a 1800 bar, un aumento del 5% ti porterebbe a circa 1890 bar, mentre un aumento del 10% ti porterebbe a circa 980 bar. Inizia con un incremento del 5%. E valuta i risultati, monitorando attentamente il comportamento del motore e eventuali errori diagnostici. Vuoi provare con un aumento del 5% e vedere come risponde la macchina? Allora, 5-10% sulla pressione rail è un po' tantino, secondo me. Si è un po' persa via, si ha perso qualche parola,
Però abbiamo più o meno capito cosa ci sta dicendo. Ora gli voglio chiedere dei parametri del turbo, vediamo cosa ci dice. Parliamo invece della pressione turbo. Attualmente la macchina fa circa 1,8 bar di pressione di picco e simile il continuato. Secondo te, su questo impianto, quanto potremo alzare la pressione? Per la pressione del turbo, un aumento tipico sicuro è tra il 10% e il 20%. Con una pressione di picco attuale di 1,8 bar, un incremento del 10% porterebbe la pressione a circa 2,0 bar, mentre un incremento del 20% la porterebbe a circa 2,2 bar. Inizia con un aumento del 10% per andare sul sicuro, portando. Allora, mi pare di capire che stia andando un po' troppo a braccio, eh? Adesso le volevo chiedere se mi può aiutare a capire come impostare la coppia. Quindi fino adesso mi sembra un po' molto a manica larga. Vediamo un pochettino. Per quanto riguarda la coppia motore di questo veicolo, io vorrei fare almeno un incremento di 100 Nm in più rispetto allo standard. Quanto mi consigli di impostare l'iniezione, la pressione rail e la pressione turbo per arrivare al mio target? Questo è un po' più Per arzigogolata. ottenere un incremento di 100 nm di coppia, dovrai aumentare in modo armonioso l'iniezione di carburante, la pressione del rail e la pressione del turbo. E fin Dato qui. che hai già indicato un aumento iniziale della pressione del rail del 5% e della pressione del turbo del Tu 10%, l'hai detto. possiamo considerare queste modifiche come base. Ecco alcune linee guida per raggiungere il tuo obiettivo. 1. Pressione del rail. Manteniamo l'incremento del 5% iniziale, portando la pressione a 1190 bar. 2. Pressione del turbo. Manteniamo l'incremento del 10% iniziale, portando la pressione di picco a 2,0 bar. 3. Iniezione di carburante. Aumentare l'iniezione di carburante del 10-15% può aiutare a raggiungere l'incremento desiderato di coppia. Inizia con un incremento del 10% e valuta i risultati. Quindi i tuoi parametri modificati sarebbero. Mi sembra che stia andando un po' tanto a braccio anche qui, 5, 10, 10, 20, insomma. Voglio fare una domanda un po' più specifica adesso. Cerchiamo di capire, per quanto riguarda la durata dell'iniezione e lo start iniezione, che consigli ci sa dare. Sempre per questo motore, come consigli di impostare lo start iniezione e di quanto posso incrementare la durata iniezione? Per migliorare le prestazioni del motore, lo start iniezione, SOI, start of injection, che la durata dell'iniezione. Ecco alcuni suggerimenti. 1. Start iniezione. L'avanzamento dello start iniezione può migliorare le prestazioni e l'efficienza del motore. Un anticipo di circa 2-4 gradi rispetto ai valori originali può essere un buon punto di partenza. Tuttavia, è importante fare piccoli incrementi e testare il motore per evitare problemi di detonazione o eccessivo rumore di combustione. 2. Durata iniezione. L'aumento della durata dell'iniezione permette di iniettare più carburante, aumentando così la potenza e la coppia. Un incremento del 5-10% nella durata dell'iniezione può essere sicuro e dovrebbe contribuire a raggiungere l'incremento desiderato di coppia. Tuttavia, incrementi eccessivi possono portare a problemi di affidabilità e di emissioni. Quindi, come impostazione iniziale, start iniezione, avanza di 2-4 gradi rispetto ai valori originali. Massimo stabilità 5-8%. Assicurati di testare accuratamente Non ho queste capito cosa ha detto. modifiche e di monitorare attentamente i dati del motore, come la temperatura dei gas di scarico, EGT e le emissioni. Se i risultati sono positivi e non ci sono problemi, potresti considerare ulteriori ottimizzazioni. Qui ha espresso un concetto molto interessante per lo start iniezione e durata iniezione, che sono interallacciati, tra di loro sono collegati, e il gioco di questi fattori, quando inizia l'iniezione e quanto dura poi, ci permette di effettivamente tirare fuori una bella potenza dal motore e in questo range, facendo un lavoro ottimale, è veramente dove si gioca secondo me il tutto e per tutto. Sbagliando qua, come ha detto, in effetti si può avere alte emissioni, quindi fumo nero, no? E ovviamente una durata sbagliata porta anche a problemi grossolani, magari non vai a distruggere tutto, a meno che non fai proprio delle cavolate esagerate, però sicuramente un motore non gira bene. Lo start iniezione è fondamentale nei motori diesel. Allora, so far so good, quindi i dati che ha tirato fuori ChatGPT per la rimappatura della centralina di questo BMW 430D mi sembrano un po'
così, nel senso che tolta la parte sullo start iniezione e durata iniezione, che secondo me ha quasi centrato il punto, andare a toccare di conseguenza un rail così tanto e un turbo così tanto, non lo so, secondo me è un po' esagerato. Adesso io farei una cosa, testo l'auto originale, vediamo che dati tira fuori, provo a simulare un incremento come detto da lei, vediamo solo un pochettino con il file alla mano di questa qua 330 dove si andrebbe a parare come target finali di pressione, eccetera. Poi direi di non rischiare a seguire pedissequamente quello che dice lei, faccio la modifica come sono abituato io, vediamo i log finali e da lì traiamo qualche conclusione finale. Voglio farle intanto qualche altra domandina, vediamo come mi risponde. Sempre relativamente a questo motore, come posso gestire le temperature di gas di scarico? O meglio, quale soglia ritieni sicura massima per non avere problemi? Per gestire le temperature dei gas di scarico, EGT, Exhaust Gas Temperature, in modo Giusto. sicuro, è importante mantenere la temperatura entro determinati limiti per evitare danni al motore e ai componenti del sistema di scarico. Giusto. Ecco alcuni suggerimenti. 1. Monitoraggio delle temperature. Utilizza un sensore EGT per monitorare le temperature dei gas di scarico in tempo reale. Questo ti permette di avere un controllo preciso e di intervenire se le temperature raggiungono livelli pericolosi. 2. Soglia sicura. Generalmente la temperatura dei gas di scarico dovrebbe essere mantenuta al di sotto dei 850-900 gas durante il normale funzionamento del motore. Superare questa soglia può causare danni ai componenti del sistema di scarico e al motore stesso. 3. Temperatura massima. La temperatura massima tollerabile dipende dal materiale utilizzato nei componenti del sistema di scarico. Tuttavia, è consigliabile non superare i 950 miliGy per evitare danni Come parla? Quater. irreversibili. 4. Riduzione della temperatura. Per ridurre le temperature dei gas di scarico, puoi regolare la mappatura dell'iniezione e dell'accensione per ottenere una combustione più efficiente e ridurre il carico termico sul motore. Inoltre, Ti ricordo che stiamo parlando di un motore turbo diesel. Valgono tutte le cose che mi hai detto? assolutamente ragione. Mi scuso per l'omissione. Per i motori turbo diesel, le temperature dei gas di scarico sono generalmente più elevate rispetto ai motori a benzina e ci sono alcune considerazioni aggiuntive da tenere presente. 1. Temperature più elevate. I motori turbo diesel possono generare temperature dei gas di scarico più elevate rispetto ai motori a benzina a causa della maggiore quantità di aria compressa e della combustione del carburante diesel. Mi 2. sembra proprio. Soglia sicura. Anche se le temperature dei gas di scarico possono essere più elevate, è comunque importante mantenere la temperatura al di sotto dei livelli critici per evitare danni al motore e al sistema di scarico. La soglia sicura rimane generalmente intorno ai 850-900 Al. 3. Temperatura Ogni massima. tanto boh, Anche per cambia i lingua. motori turbo diesel è consigliabile non superare i 950 miliGy per evitare danni ai componenti Ma del cosa sistema dici? di scarico e al motore. Bene, insomma, un'infarinatura ce l'ha data. Adesso faccio il lancio originale, facciamo una loggatina, vediamo che dati ci tira fuori il motore originale, poi magari ci chiacchieriamo ancora un attimo. Mi sto divertendo. I più attenti di voi si sono sicuramente accorti del fatto che c'è un'altra curva sul grafico mentre sto facendo l'originale e vi starete chiedendo perché. Questo perché la vettura aveva già un'altra centralina installata che però dava delle curve veramente strane. In particolare ai bassi giri non faceva coppia e anche se i numeri erano abbastanza decenti c'era sicuramente qualcosa che non andava. Ed io a quel punto mi domando, ma perché andare a rischiare con dei prodotti di cui non si sa assolutamente nulla quando sul sito Power King in pochi clic si può arrivare alla propria auto, vedere tutto quello che offriamo, tra cui in questo caso anche la centralina aggiuntiva Power King GT2 corredata di grafico sul banco prova. Tutta un'altra cosa. Ok, allora, il lancio originale l'ho fatto e mi ha dato luogo a questi numeri, 260 cavalli, 576 Nm di coppia. L'auto non è del tutto originale, a livello di componenti hardware abbiamo già fatto delle soluzioni su FAP e GR. E quindi è stata un pochettino più abbondante, direi va bene. Quindi adesso, questi sono i dati originali. Ho fatto contestualmente anche dei log per vedere tutti i parametri che mi servono, così poi
gli diamo in pasta ChatGPT, vediamo cosa mi dice. Adesso è tempo di tirar giù la centralina, backup e lavorazione. Molto bene, in questo momento io ho alla mia destra, schermo di destra, il file originale della centralina e alla mia sinistra il log del motore che ho tirato giù dal banco prova. Iniziamo a vedere se le due cose collimano e coincidono un pochettino. Ed allora qui vediamo coppia del motore erogata secondo la centralina, 600 Nm, abbiamo visto che ne abbiamo fatti 570, dove in mappa c'è un picco di 560, quindi direi che siamo più o meno giusti. Ok. Diamo un'occhiata alla pressione rail che sulla mappa chiaramente è 1800 bar e sulla logatina che abbiamo fatto vediamo 1790, 1794, 1800, perfetto, sì, siamo anche qui giusti. Poi vediamo, abbiamo una lambda di 1,36 al limitatore, una temperatura gas di scarico di 600 gradi alla fine, quindi direi originale va abbastanza bene. Ecco, allora, massa iniezione millimetri cubi, questo è interessante perché qui vediamo circa 76 mg richiesti, in realtà ne inietta 67 a calare. Quindi anche qui c'è un po' di discrepanza, però c'è da dire che in realtà non è vero, perché per la coppia che è erogato è abbastanza giusto, 58, 60, 67, 62, 52, sì, dai, più o meno, poi chiaramente sono sempre due cose distinte, il file di mappa e la logata che fa il motore effettivamente, per questo che poi ci vorrò tornare su questa cosa, magari mettetemi un commento se la cosa vi garba, però pensavo di fare un video riguardante quello che, perché molto spesso si dice, parlando, cambiare un attimo discorso, quando si dice ma l'aggiuntiva va a toccare meno parametri, la mappa tocca più parametri, quindi la mappa è meglio, l'aggiuntiva è peggio. In realtà, come vedete, c'è sempre una differenza e i dati più importanti non sono quelli che si toccano in mappa, ma quelli sono uno strumento per arrivare a delle logate giuste e precise, quindi i dati da fare riferimento sono sempre quelli, non quelli in centralina. Questo poi fatemi sapere se vi può interessare, chiusa parentesi. Allora, quindi, prima abbiamo visto ChatGPT come interpreta questi dati e come, secondo lui, dovremmo aumentarli. Quindi magari andiamo a vedere effettivamente... Dunque, aveva detto... per la temperatura non c'eravamo tanto. Lo start iniezione era abbastanza corretto e poi ci chiedeva di dargli un... ci chiedeva una pressione rail del 10% e una pressione turbo del 20%. Allora, questa pressione qui fa 1,8 più o meno. Andiamo a prendere la curva, una delle curve di pressione turbo, e vediamo quanto sarebbe un 20% di turbo su questo impianto. Secondo me si va un pochettino fuori. Lo prendiamo tutto, non stiamo a vedere quale zona, dove, perché questo è già over quello che ci interessa. Mettiamo un bel 20%. E vabbè, allora, non è una cosa che io mi sentirei di fare a livello di numeri che ci dà questo tipo di motore. Diciamo che in generale concepire poi la rimappatura come solo incrementi percentuali non è neanche corretto. Cioè, in alcune zone va anche bene un incremento in percentuale, però ChatGPT la sta mettendo molto come incrementi in percentuale, quindi un 5% là, un 20% lì, un 15 lì, un 10 lì. In realtà non è così che si fa un tuning. Peraltro non dà indicazioni, per esempio, su quali curve toccare e quali no, relativamente già alla pressione turbo, no? Qui ce ne sono tantissime, ma anche un discorso di coppia, no? Mi viene in mente, ecco, adesso magari chiediamo questa cosa qui della coppia, per dire. Quanti limitatori di coppia ha presenti in centralino una Bosch DC17C50? Per capire, no? Sorry, an unknown error occurred. Please try again later. Bene, e quanti limitatori... Se hai altre domande o se vuoi approfondire ulteriormente qualche aspetto, sono qui per aiutarti. Buon lavoro con la rimappatura. Mi ha abbandonato a metà strada. Scusami, non era mia intenzione lasciarti a metà. Qual è la tua domanda? Sono qui per aiutarti.
La Bosch DC17C50 BMW, la centralina, quanti limitatori di coppia ha all'interno del suo file? Sorry, an unknown error occurred. Please try again later. Ok, no, questo non ci riesce ad arrivare. Questa cosa è anche importante perché non basta. Allora, un grosso limite che avrei nel seguire le istruzioni di ChatGPT è, ok, tu mi dici, mettiamo caso che pressionerei il pressione turbo, iniezione, tutto quello che è, mi dà anche delle percentuali giuste, parliamolo facile. Però, se io apro un file, no? Non avendo idea di cosa sto guardando, considerando che io mappo con Winholes, ad esempio, dove non ho delle indicazioni, ma che non si usano dei DAMOS, queste cose qua. Però prendo un file, non dovete pensare a un file mappatura come una serie di bottoni che ho scritto. Pressione rail, truc, la tiri su, pressione turbo, truc, la tiri su. Non è così che funziona, quindi bisogna interpretare come il software motore viene gestito, in questo caso dalla Bosch, dalla BMW, che hanno fatto questo progetto, e quindi andare a fare delle modifiche mirate per avere poi nelle logate quello che si cerca. Non so se si è capito qualcosa di quello che ho detto. Per cui anche qui, cioè, lei mi dà le indicazioni, ma poi dove sono le curve? Dove devo cercare? Come sono fatti i limitatori di coppia? I limitatori di coppia molte volte non sono solo rappresentati da delle curve, ma sono anche dei bit, quindi dei punti. Voi immaginate un file di 8 megabyte di cui un punto è un limitatore di coppia, magari uno importante. Quindi questa cosa è un po' complicata da gestire effettivamente con ChatGPT. Allora, vediamo per la quantità iniezione. Ok, sto trovando nei dati originali una iniezione in millimetri cubi di 68 fino ad arrivare a 52 a pieno carico al limitatore. A quanto dovrei portare l'iniezione media in millimetri cubi per ciclo? Questo è un po' difficile, non so. Per ottenere un incremento di coppia Attenzione. significativo come quello che stai cercando, circa 100 nmmpr, devi aumentare l'iniezione di carburante per ciclo. Dato che i valori originali variano da 68 mmHg a 52 mmHg a pieno carico, possiamo calcolare un incremento appropriato. Un aumento del 10-15% dell'iniezione potrebbe essere un buon punto di partenza. 68 mm aumentato del 10%, circa 75 mm. 68 mm aumentato del 15%, circa 78 mm. 52 mm aumentato del 10%, circa Si 7 mm, sta circa 2 mm. impazzendo, non so cosa mi sta dicendo. Meno male che c'è la chat, dopo potrò eventualmente capirlo. Allora, un'altra cosa che mi sembra di capire che sta facendo è che lei prende i parametri separatamente, quindi mi dici, ok, vuoi 100 Nm in più, dai anche qui 15% di iniezione, anche lì. La cosa che manca è la connessione tra i parametri, perché uno start iniezione è vero ed è collegato a una durata iniezione per una indicata quantità di carburante che viene spruzzato dall'iniettore per ciclo e chiaramente ha una determinata pressione del rail. Quindi vedete come in realtà già un fattore iniezione è interpolato da molti parametri. Quindi se io voglio una durata di X e voglio avere tot pressione e tot millimetri cubi iniettati, dovrò avere uno start iniezione che è qui, oppure se ho uno start iniezione qui e voglio mantenere quella pressione e voglio iniettare tot quantità, dovrò tenere l'iniettore aperto per tot tempo. Quindi anche lì mi sembra di capire che sta dicendo delle cose molto separate tra di loro, no? E quindi mi trovo un po' in difficoltà. Cioè, se dovessi seguire ChatGPT per la rimappatura a questo punto, ammesso di avere una preconoscenza base di cosa devo andare a toccare, effettivamente, per fortuna sarei in difficoltà perché ovviamente andrei a percentuali dappertutto, peraltro molto alte, perché se io inizio a mettere 15-20% sul turbo, 15% in iniezione, 15% di qua, 15% di là, la somma di tutte queste percentuali darebbe luogo indubbiamente a una sovrainiezione, una sovrappressione dappertutto, cioè quindi sicuramente non è una cosa che seguirò. Allora, adesso faccio il file come sono abituato a fare e faccio un'altra loggata e vediamo dove si arriva. Come parametri numerici, cavale e coppia e vediamo se il log più o meno mi segue in quello che volevo fare.
Sono in auto per testare lo stage 1, sto facendo qualche ripetuta con le logate di riferimento, dopo le portiamo in laboratorio per vedere l'effettivo riscontro. Il modificato infine è stato anche più abbondante di quello che mi aspettavo, ha sparato 315 cavalli, 680 Nm di coppia, quindi direi benone dappertutto. Adesso prendo i log e vado in laboratorio a guardare un pochettino come si è comportato il file finale. E magari dopo la provo anche, ma oggi il video è completamente diverso. Allora, non è andata mica male sta BMW, eh? Vediamo i log cosa dicono. Come sempre tengo a sinistra sullo schermo di qua la logata modificata e ho aperto il file di rimappatura che ho fatto prima sullo schermo di destra. Coppia letta dalla centralina 670 Nm, in realtà ne ha fatta un po' di più e io ne avevo infatti impostata un po' di più. Possiamo vedere come lambda è scesa un pochettino, ma va bene. Come pressione rail e limitatori ho impostato, diciamo, parlando in percentuale, circa un 3%, ok, quindi 1850 bar, e nel log ne sono usciti 1851, 1850, 1860, 1842. Sì, diciamo che la pressione viene livellata poi, quindi viene come media, diciamo che siamo perfetti. Quantità iniezione che mi interessa, siamo arrivati a injection quantity, eccola qui, eccola qua, abbiamo fatto un pochettino di più, 78 millimetri nel log e io qui volevo 77, perfetto, quindi direi che ci siamo. E vabbè, insomma, adesso me lo guardo più con calma, insomma si è capito più o meno il nostro target. Direi che insomma ChatGPT può dare una mano in tante cose, ma per fortuna ad oggi la rimappatura non è una di quelle e speriamo vada avanti così. Questo che l'esperimento che ho fatto vale con la data di oggi, ma vedendo come si evolvono le cose, tra 6 mesi potremmo essere già tutti disoccupati. Per adesso sono contento così e posso accertare che l'esperimento è fallito. Primo, le indicazioni che dà sono troppo vaghe. Secondo, sono tendenzialmente abbondanti. Terzo, pur sembrando che mi sembra che stia capendo quello che vogliamo fare, in realtà non mi dà delle indicazioni concrete reali, ci vuole comunque un preconcetto, una base di conoscenza per poter anche solo capire quello che sta poi lei rispondendo. Facendo delle domande molto specifiche non arriva a capire quello che voglio dire e quindi non mi riesce ad aiutare. Niente, questo è quanto. Conosci Power King Chip Tuning? Tuning è un'azienda specializzata in rimappatura delle centraline e produzione di centraline aggiuntive digitali per migliorare le prestazioni e i consumi dei veicoli. Offrono una gamma di prodotti, tra cui il modulo BT2. No, vabbè. Che può essere facilmente installato e configurato. Basta! Basta! Io e fornisce incrementi di potenza e coppia senza alterare le modalità di guida originali dell'auto. Sono senza parole. Ragazzi, che dire, mi sono proprio divertito oggi con questo esperimentino con ChatGPT e sono anche consolato perché pare che ancora per qualche tempo riuscirò a tenere il mio lavoro. Bisognerà stare anche attenti a queste robe perché tempo qualche mese, magari no, ma qualche anno, madonna, ci metteranno tutti via. La serie 4 comunque con la mappa umana è andata molto bene, siamo contenti dei numeri, insomma vabbè, ordinare amministrazione, questi motori non sono nulla da esplorare più, nel senso che sono già iper consolidati e non so neanche io cosa dire. Questo esperimentino mi è partito così e avevo un po' di paura perché poi se trovi che lo sa fare diventano tutti mappatori qua, porca vacca. Vabbè, dai, allora per un po' saremo tranquilli. Spero che questo video vi abbia un po' divertito, un po' diverso dal solito. Se è stato così, mi raccomando, pollicione, commentino qua sotto, fatemi sapere la vostra riguardo anche queste nuove tecnologie, queste nuove possibilità che si prospettano e se voi siete in un ambito dove potreste un po' scagazzarvi addosso. Noi per adesso pare di no, ma chi lo sa, lo vedremo solo in futuro.
Io ragazzi vi saluto tutti, vi auguro una buona serata. Sto finendo di registrare un video, saluto a tutti gli spettatori che andiamo. Salute a tutti gli spettatori ancora una volta. Spero che il video vi sia piaciuto e che abbiate trovato le informazioni utili. Se avete domande, commenti o suggerimenti, non esitate a lasciare un commento. Grazie per averci seguito e ci vediamo al prossimo video.